Nel deserto del New Mexico settentrionale, una straordinaria comunità sfrutta in modo inedito il concetto di massa termica per fornire alle proprie case tutto il calore necessario. Qualche anno fa, tutti i residenti si sono staccati dalle reti pubbliche. Lo stile è chiamato bioarchitettura e le case, dette Earthships, risolvono alla radice il problema dell'emissione di gas serra. Sono Zack Helmburger. E io sono Nicole Leduc. Questa è la nostra Airship. Vivere in una casa così è come un viaggio. Apprezziamo la nostra autosufficienza e il fatto di non essere collegati alla rete elettrica. Spendiamo appena $100 l'anno per l'energia. All'inizio la gente fatica a credere che sia fatta di terra, ma non è certo una buca o una grotta. Qui non ci manca nulla. Terra non vuol dire primitivo. È un materiale da costruzione ideale. Piccoli pannelli solari producono elettricità per luci ed elettrodomestici. Dei collettori di acqua piovana sul tetto riforniscono la rete idrica. E gli scarichi fognari a bassa profondità concimano i giardini. Ma il fulcro di una Earthship, ciò che la rende unica, è un gigantesco muro di terra, la massa termica. All'interno ha uno dei materiali di scarto più diffusi nel mondo moderno, pneumatici usati. Si calcola che solo nelle discariche del Nord America ce ne siano 3 miliardi. E in Europa se ne buttano circa 500 milioni l'anno. Disponiamo ogni pneumatico come un mattone, centrandolo su quello sottostante. Molti non si fidano di queste case proprio perché sono costruite impilando pneumatici. Ma è facilissimo e lavorando in gruppo basta una settimana per disporne un migliaio. Si vede bene come lo pneumatico si riempie di terra. Abbiamo provato diversi materiali, giungendo alla conclusione che il prodotto di scarto oggi più presente al mondo sono proprio i pneumatici. Mike Reynolds ha sviluppato quest'idea più di 30 anni fa. La massa termica funziona semplicemente come un accumulatore di energia. Il muro deve essere il più spesso possibile. C'è lo spessore dei pneumatici, più un altro metro di terra, più l'isolante all'esterno. Battendo la terra nei pneumatici, la terra scavata sul posto, ti ritrovi uno strato di gomma circondato da una fascia d'acciaio con dentro terra ultracompressa. Le case così costruite risultano antisismiche perché molto elastiche e con un'altissima resistenza meccanica. Battere terra in un pneumatico non è certo il massimo della tecnologia, ma sfrutta molto bene i principi della fisica. Nei mesi invernali, quando il sole è più basso, i suoi raggi scaldano il muro di terra e gomma. Di notte viene rilasciato lentamente nella casa il calore così accumulato. In estate il sole è più alto e i suoi raggi non raggiungono il muro interno di pneumatici. Essendo al riparo sottoterra, questo funge da termoregolatore, raffreddando l'interno della casa grazie alla temperatura costante della terra, 13 gradi centigradi. Qui ora ci saranno 21 gradi ed è qui che si sta durante la giornata. In questo ambiente la temperatura è costante tutto l'anno. Le Earthship sono già una realtà in più di 20 paesi, inclusi Regno Unito, Spagna e Giappone. Ciò che abbiamo imparato da queste costruzioni lo stiamo applicando in altre molto semplici. La stessa tecnologia utilizzata in modo oculato può ridurre notevolmente i costi dell'edilizia abitativa. È un passaggio obbligato. Se ciò che è ecologico non è anche conveniente, non si vende. Le Earthship si basano su principi e tecniche di costruzione molto antichi. La massa termica all'interno dell'edificio funge da termoregolatore, immagazzinando calore durante il giorno e rilasciandolo di notte. È un principio elementare della fisica ed è stato applicato con intelligenza in queste costruzioni. Si elimina così il ricorso a sistemi meccanici per raffreddare o riscaldare la casa. Abbiamo tutte le comodità di una casa normale, come la TV e il computer. Ma diamo loro più valore e impariamo a risparmiare energia perché ne abbiamo una quantità definita. Un motivo in più per spegnere sempre la luce quando si esce.
Grazie ai pannelli e alle batterie fotovoltaiche, che sono il lato high-tech del progetto, non ci serve molta elettricità per mandare avanti la casa. Un'abitazione normale parte da un'idea fissa e immutabile. Questa è di tutt'altra pasta, è una Earthship, una nave pronta a salpare verso il domani. Non ci sono fili da collegare o pozzi da scavare. Tutto quello che serve è già a bordo. È un po' come orientare le vele di una barca. Gestisci la casa e sei sempre in contatto con la sua natura dinamica. È la casa che si adatta alle varie fasi della giornata e della stagione. Ho visto come lavorano le ditte di costruzioni e gli architetti e ho deciso di andare in direzione opposta perché mi sembra che il loro approccio non funzioni. Per questo parliamo di bioarchitettura. L'architettura da sola non basta per il futuro.